conosciuto Ettore nel 2020, in Val di Mello. Lui e il suo compagno di cordata sono entrati nella mia tenda completamente bagnati dopo che un temporale li aveva colti durante la discesa da Fondaluna. Da allora siamo amici, eppure mi ha sempre tenuto all'oscuro delle sue scalate in solitaria. Oggi mi ha finalmente permesso di seguirlo in una di queste. Situazione sonno grave. Diciamo che facendo attività fisica non è così sbatti. Però, cioè, nel senso mi tiene sveglio il fatto di dover fare movimento. Però, cioè, adesso che mi sono fermato mi sta salendo un abbiocchino bello molesto. 2 km di Valsassine e poi si entra dentro a Bazio. E non ho la patente, cioè devi farti una serie di sbatti, non indifferenti, mezzi, bici, treno, autobus. È più responsabile secondo me, perché comunque in quanto gente che va in montagna dobbiamo pensare che non si sta applicando delle soluzioni e cercando di risolvere concretamente questo problema del cambiamento climatico. E quindi la neve c'è sempre meno, un buon 30-40 cm di neve in una settimana se ne sono andati. Il problema è che gli impianti continuano a essere costruiti, sono troppo in basso, la neve non c'è più. Questo ovviamente a discapito della montagna, a discapito dell'ambiente, ci sono tanti impianti abbandonati anche qua nel Lecchese. Fatto parte della quarantena in montagna. Non avevo nessuno con cui andare ad arrampicare e avevo iniziato ad arrampicare da poco e quindi ho un po' cercato il modo esplorando l'internet. Il rischio ovviamente di scalare da solo è che sei da solo, quindi se ti succede qualcosa, se ti senti male, ti arriva un sasso in testa, non hai il compagno sotto che può chiamare l'elicottero, può risalire le corde, venire o calarti e ci si cala in due portando giù il ferito. Sì, diciamo che mia mamma patisce abbastanza la mia solitudine in montagna. Ha paura giustamente che possano succedere cose spiacevoli, cose che possono succedere, sono successe e succederanno. Cioè, la vedo molto più come un conquistare me stesso, cioè un riuscire a vincere le mie paure, le mie debolezze, a migliorare, a riuscire a fare le cose anche da solo, perché in un mondo dove si è tutti collegati è importante prendersi del tempo per se stessi. Faccio le doppie e vengo giù, che appunto mi sto girando dietro, lo ritengo giù.